Da parecchi anni, a Casola Valsenio, un gruppo di giovani porta avanti un singolare hobby, dettato da quello che forse è stato il desiderio più grande per l'uomo, il volo. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Abbiamo contattato i ragazzi del Delta Club Voliamo Insieme, questo è il nome che i giovani hanno dato al loro gruppo, per cercare di cogliere le sensazioni e le emozioni che sicuramente questo sport regala. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo, felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Stiamo assistendo alla fase di montaggio di un deltaplano. Quanto tempo si impiega mediamente per finire, per preparare un deltaplano al volo? Mediamente una ventina di minuti, proprio pronti al decollo. Diciamo, molte delle parti si... sono quasi premontate, nel senso che quando si apre il deltaplano la sua confezione, scusa se uso dei termini poco appropriati, molte parti tipo la vela è già legata ad alcune strutture. Anzi, è fatta appositamente per poter fare la cosa molto velocemente, cioè fatto in modo che sia più pratico possibile per avere minor tempo da montare, da fare in fretta, insomma. Dici il nome di alcune parti del deltaplano, così per i profani. Ok. Questa è la torre, ho detto anche antenna, cavi antidrappo che servono per tenere su la vela in modo che non, l'aquilone non... Anticamente gli aquiloni, cioè anticamente, 10-12 anni fa, gli aquiloni avevano dei problemi tecnici che quando si mettevano in drappo non riuscivano a riprendere la picchiata. Con questi cordini adesso riescono a fare qualsiasi cosa. Poi questa è la chiglia, che è il tubo centrale. Poi ti farò vedere dentro, quando è finito tutte queste cose che stavo facendo adesso, il montaggio delle stecche, tutta la camera dentro che c'è della centina dell'ala in sé. Questo è il trapezio dove noi guidiamo, dove noi siamo attaccati in questo punto. Questo è la fettuccia di sicurezza, questo è dove noi siamo realmente attaccati. Vai! Perché c'ho la radio che fa sballare il variometro e quindi può salire in tutto e per tutto. C'è qualcosa, probabilmente se si sale molto più attaccati al costone che qua, insomma. Attaccati al costone dove, Sauro? Vicino al decollo o giù dal secondo tornante in giù? No, solamente dal decollo, cioè dinamica pura, perché giù ci sono delle botte e basta. Occhi di atterraggio che c'è un po' di turbolenza. Thank you.
Com'è andato il volo? Benissimo, era una condizione molto liscia, si volava benissimo proprio. È l'ideale per me, che era già 2 o 3 mesi che non volavo, quindi proprio meglio di così oggi non poteva essere. E te lo ricordavi così, visto che è un po' di tempo che non volavi? Sì, sì, beh, cioè non è che cioè uno come parte, come decolla, si trova subito a proprio agio, ecco, visto che è tanto che voliamo, di conseguenza non è che uno per star fermo 2 mesi disimpara, ecco. A proposito, quanto tempo è che fai, che ti dedichi a questo sport? È dal 79, per cui sono 11 anni. E hai cominciato con questo deltaplano? No, abbiamo cominciato con un deltaplano che era quasi un lenzuolo con 3 tubi di alluminio, e tra l'altro a quei tempi era anche molto difficile trovare i deltaplani, insomma, perché era uno sport che era all'inizio, insomma, ed è stato molto difficile trovare il deltaplano, insomma. Poi abbiamo cominciato, non c'erano ancora scuole, quindi abbiamo fatto tutto da autodidatti, e questo ha comportato alcuni problemi, anche perché non conoscevamo bene quelle che erano le regole per volare, insomma, il vento davanti, l'intensità del vento, come far virare bene o meno bene un aquilone, insomma, tutte queste cose qui, per cui è stato un po' difficile all'inizio. Paure e timori andando incontro appunto a questa cosa un po' sconosciuta? Ma subito c'era una gran voglia di volare proprio, e quindi la paura veniva superata probabilmente grazie a questa voglia che avevamo. E così dopo, pian pianino, abbiamo iniziato a fare anche dei voli di un certo tipo. Dopo, le soddisfazioni erano poi quelle che riuscivano a farci superare quella che poteva essere un attimo di timore, eccetera, ecco. È stata la voglia di volare a far nascere questa passione o qualcos'altro? Ma tutto penso sia iniziato quando Gianni, che è quell'altro ragazzo che adesso è in volo, ha fatto il militare nei paracadutisti e ha sentito parlare di deltaplani. Mi ha contagiato subito e di conseguenza abbiamo iniziato così, ecco. Oggi la giornata è bella, c'è sole, il vento ha la direzione giusta, nel cielo ci sono dei cumuli, per cui speriamo che si possa salire. Sauro volerà con una cinepresa sul deltaplano e proverà ad andare sul paese e fare delle prese sulla sua verticale. Il deltaplano non ha un motore, per cui dovrà salire sulle correnti ascensionali e spostarsi sul paese quando avrà fatto quota. Abbiamo detto circa 500 metri, se ci riuscirà. La giornata mi sembra buona, per cui tutto è possibile. Speriamo il suo volo sarà bello e speriamo anche siano belle le riprese che farà dal deltaplano. L'aquilone che abbiamo davanti è un Axis UP di costruzione americana. È nuovissimo, è arrivato dall'America circa 2-3 mesi fa. È un aquilone che viene usato in America per fare acrobazia, per cui un aquilone molto maneggevole, molto facile nella guida, con ottime prestazioni e una grandissima sicurezza, in quanto i tubi e la struttura sono tutti fatti per sopportare grossissimi carichi. Il materiale usato è questo, è tri-lane, cioè ci sono 3 strati di materiale diverso incollati uno sull'altro. Questa zona si chiama il bordo d'attacco, cioè il punto in cui l'aria arriva sull'aquilone. La doppia vela, che è la parte sotto, è in dacron, mentre continua ad essere in trilame l'estradosso, cioè la parte superiore. Come vediamo, i montanti e l'antenna sono tutti profilati, cioè hanno un profilo aerodinamico per avere meno resistenze. I cavi sono in acciaio, ricoperti con una guaina di plastica, e poi abbiamo dei sistemi di sicurezza, che sono gli antidrappo, che sono quei piccoli cavetti che vediamo pendere dall'antenna, e i tips alle estremità, che sono tubi che troviamo sotto l'ala e servono a far sì che l'aquilone voli con la massima sicurezza. È un aquilone col quale si possono fare grandissime cose, in quanto ha una facilità estrema di guida, è un aquilone di grandi prestazioni, per cui oltre che a avere le prestazioni è anche divertente come approccio, come tipo di volo. Il vento sta aumentando, per cui io spero veramente che oggi Sauro potrà fare un bel volo. Potrà far vedere anche agli spettatori il volo in sé.
Standing firm on this stony ground, the wind blows hot, pulls these clothes around. I harbor all the same worries as most, the temptations to leave or to give up the ghost. I wrestle with an outlook on life that shifts between darkness and shadow and light. I struggle with words for fear that they'll hear, but Orpheus sleeps on his back, still dead to the world.